La contraffazione alimentare costa 60 miliardi all'Italia ogni anno ed è un rischio per la salute. Quindi per questo la Regione Lombardia ha preso un'iniziativa, ha scritto un documento sulla lotta alla contraffazione alimentare che vogliamo far condividere dal maggior numero dei paesi europei. Abbiamo avuto l'adesione della Catalogna, oggi con grande soddisfazione l'adesione piena e totale della Francia, il sostegno della Francia, vogliamo sviluppare assieme alla Francia e alla Spagna un'azione comune in Europa per convincere i paesi europei, la nuova Commissione europea a mettere in atto le misure più efficaci per combattere un fenomeno che è un fenomeno molto grave e coerente con Expo. Abbiamo trovato grande sintonia da parte delle autorità francesi rispetto ai temi che noi poniamo e come pensavamo, avevamo visto giusto pensando che il tema della contraffazione alimentare è un problema che avverte sicuramente il nostro paese ma che tocca un po' tutto il bacino del sud dell'Europa, cioè in particolare ovviamente è sentito in quei paesi che come l'Italia hanno una grande propensione ad avere produzioni protette di qualità e soprattutto produzioni tipiche degne di questo nome. La Francia, dopo la Spagna, ci dimostra grande sensibilità su questo tema. Adesso la grande sfida sarà cominciare con i paesi del nord. La settimana prossima si passa in Germania, dove credo che la cosa sarà un pochino più complicata, ma noi non ci perdiamo d'animo. L'ambasciata d'Italia a Parigi è a fianco di Expo 2015 e delle tutte le strutture lombarde, perché la Francia vuole essere protagonista di questo grande appuntamento. Appuntamento per uno stile di vita improntato alla qualità, alla sostenibilità e vede appunto l'Italia e la Francia con gli stessi valori, le stesse tradizioni e le stesse prospettive di affermazione in Europa e nel mondo.